Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati a tutti nel mio canale. Secondo video dedicato alla skincare in collaborazione con la mia carissima amica Sara, a cui mando un bacio grandissimo. Questo secondo video che abbiamo pensato, dato che sta continuando la nostra collaborazione, abbiamo pensato di continuare la nostra skincare parlandovi delle nostre lotion, dei nostri sieri, delle Air Mist che stiamo utilizzando nell'ultimo periodo e come sempre quelle che vi andremo a consigliare. Dato un po' il passaggio di temperature, i profili di pelle, quindi vi racconteremo che cosa stiamo utilizzando e quali secondo noi sono gli indispensabili e quindi partirei subito con un prodotto che solo negli ultimi anni si sta parlando veramente tanto e sono le lotion o le essence. Io le utilizzo da 20 anni, ragazze, lo ripeterò sempre, da quando ho Sensai nel mio negozio e ho avuto la fortuna di conoscere i prodotti giapponesi, loro già le utilizzavano tantissimi anni fa, cioè 20 anni fa. Quindi per me è un rituale insostituibile e che fa parte talmente di un altro po' del mio DNA cellulare per la mia skincare che è un prodotto che non ne faccio mai a meno. Nel tempo chi mi segue avrà visto le ultime che vi ho presentato, che vi ho mostrato, le mie preferite, ma adesso voglio parlarvi anche di altre lotion, perché come i prodotti di skincare viso, quali per esempio i contorno occhi, le creme viso, i sieri, ci sono tante tipologie, così anche esistono le lotion, non sono uguali per tutte, ognuno ha una caratteristica particolare. Premesso che mi piace dividere il trattamento sia da giorno sia da notte, amo texture più asciutte per la mattina che mi permettano poi di facilmente di applicare in sovrapposizione più prodotti, ma allo stesso tempo che mi permettano poi di non sudare durante la giornata anche nel periodo caldo e soprattutto poi di far mantenere la tenuta del trucco. Quindi partirei con un grandissimo innamoramento e che sono arrivati dei campioni, ma che purtroppo il prodotto in vendita ancora no, quindi non so se arriverà, ma io ve ne devo parlare ed è il mio innamoramento su Chanel, la nuova lotion Lumiere della linea Sublimage. Allora, chi mi conosce saprà che l'acqua della linea Eau Micellaire, sia della linea Basic che l'acqua micellare di Sublimage, le sto letteralmente adorando. Ho voluto provare questo prodotto, uno per poter consigliare al meglio quando vado a consigliare i prodotti e quindi provarlo prima di tutto su di me, e due per capire anche di che cosa si tratta. Ebbene, è una lotion che funge anche da tonico, quindi due prodotti in uno. È un prodotto che dona un'estrema luminosità, leviga l'incarnato, è un addolcente, però allo stesso tempo va a dare compattezza a quello che è la nostra epidermide, quindi la nostra superficie. Elimina un po' quelle ruvidità, quell'aspetto di pori dilatati, quindi è un prodotto di cui mi sono letteralmente innamorata. Le antietà non sono solo per persone âgée, ma sono anche per chi cerca da un trattamento un prodotto che vada a curare e a prevenire ciò che poi possono essere i segni di un futuro e quindi perdita di tono, compattezza, in questo caso luminosità, e prevengono già e aumentano già l'efficacia del trattamento che voi andate ad applicare subito dopo. Un altro prodotto tra le linee più complete che io amo e che quando mi finiranno queste riprenderò, non ne posso fare a meno, ragazze, è la Essence in Lotion di La Prairie. La Prairie è un brand svizzero, ne parlo poco, però comunque fa degli fantastici prodotti ed è uno di essi la lotion al caviale. Innanzitutto è un gel che dire che vi dura un anno, ragazze, è dire veramente poco. E io sapete che alterno i prodotti. È un gel molto rassodante che agisce anche sul laterale del viso, quindi sulla compattezza e sul ovviamente distensione dei tratti. Contiene il complesso esclusivo La Prairie, quindi energizzante, elasticizzante, un'antietà ed è un prodotto spettacolare. Ha una texture unica, veramente nel suo genere non ne ho mai trovato delle altre ed è un prodotto che sì che costa, però ammortizzato in un anno potete ben immaginare.
immaginare. Ne basta poco, quando lo si applica voi vi sentite bene, è un prodotto meraviglioso. Le lotion, in questo caso questa io lo applico con le mani, mentre quella della linea di, per esempio, di Chanel, io la vado ad utilizzare sul dei make-up. Nessuno vieta che si possa utilizzare anche con le mani, ma essendo una sorta di tonico lozione, l'applico con l'ovatta o con il dei make-up. L'altro prodotto che sto utilizzando e che anch'essa mi sta veramente oddio, non mi viene il termine, la sto avendo, diciamo, da tantissimo tempo, è la Rose Result Time, la Lotion Essence Lissan a base di collagene. Questa mi è stata regalata a Stefi, a cui mando un bacio grandissimo, mi è piaciuta moltissimo, è 81% di componenti che vanno ad agire contro il rilassamento. Quindi è un'azienda, è un brand che si trova in farmacia, non l'avevo mai provata, ed è un prodotto altamente rassodante. Quindi proprio va a stimolare le sostegne di collagene d'elastina. Le essence già vanno in profondità, quindi è un prodotto in gel, fa penetrare le creme ancora più in profondità. Mi piace perché ha una consistenza, un gel acqua molto fresca, si assorbe immediatamente, diversa ovviamente dalla Prairie perché ha tutt'altra consistenza, infatti è un po' più liquida, mentre Prairie veramente è più corposa. E anche questa mi è piaciuta moltissimo e l'avete vista anche nei miei preferiti. Come vedete, io amo spaziare oltre ai profumi e oltre ai prodotti che vendo io in profumeria, però sapete che io provo tantissimo, certo, più possibilità di avere i prodotti in profumeria che sicuramente andarli a comprare o quant'altro, però quando trovo poi un prodotto che mi piace comunque farvelo sapere. E passiamo a quelle da notte. Da notte il grandissimo innamoramento, che chi mi segue saprà e che io nomino sempre, non mi voglio dilungare, è la Micro Mousse di Sensai. È un prodotto meraviglioso. Io lo uso da maggio, ho fatto l'evento cioè a ottobre ho fatto l'evento del brand per lanciare la linea nuova, ma io l'ho utilizzato già da febbraio-marzo dell'anno scorso, è un prodotto meraviglioso. Contiene delle micro bolle impercettibili, milioni di micro bolle a base di acido ialuronico e anidride carbonica, e l'anidride carbonica va ad accelerare il metabolismo cellulare sul rassodamento, quindi contro la glicazione, quindi contro il rilassamento puro, e in più contiene acido ialuronico. È molto morbida, molto idratante, ma allo stesso tempo asciutta. È un piacere applicarla ed è brevettata, lo ha solo Sensai, come ovviamente Prairie. Quindi costa un po' di più, ma quando la provate mi ringraziate fino alla fine, come d'altronde tutti i consigli, e quindi io la applico la sera. L'altro prodotto, grandissimo innamoramento, anch'esso, sorta tra lotion e tonico, è il LX Fusion Solution. Non mi dilungo con la linea LX perché ve ne ho parlato tante volte. È una linea che ha un componente intercellulare che è l'LX, rigenerazione assoluta. E quando dico rigenerazione vuol dire un acceleratore della microcircolazione, perché la nostra cellula, diventando più piccola, depauperandosi, non produce più quel sostegno, quell'energia a far poi connettere bene fibre di collagene, elastina, cemento intercellulare, tutto quello che ovviamente troviamo all'interno della nostra struttura dell'epidermide. E quindi questa lozione tonico ha tutte queste caratteristiche, che perché la linea lo è, ed è un gel fondente lattiginoso, ancora una consistenza nuova per chi ama un prodotto un po' più morbido, un antirughe per eccellenza, ed è un prodotto che io utilizzo la sera perché è anche addolcente e lo stradoro. E concludo con un prodotto che non vi ho mai parlato, nel senso che forse ultimamente, ma l'ho utilizzato e mi è piaciuto da morire, ed è stato un grandissimo innamoramento all'epoca, la Ultimate Lift Florax Lyre Dew. Prima di tutto è un prodotto che nasce nella linea oro di Estée Lauder, la linea Re-Nutriv, per antonomasia la linea per eccellenza anti-età, oro micronizzato puro, un prodotto, un gel però liquido, quindi è una sorta ancora diverso tra Sensai, Prairie o Result Time, ed è un prodotto molto molto antirughe. Ha questo fiore particolare che solo quando voi lo avvertite e lo andate ad applicare vi dà anche una sorta di aromaterapia, ed è un prodotto che contiene anche la rosa, quindi un rimpolpante, è un prodotto che va a distendere segni di espressione, dona turgore, è un prodotto meraviglioso. E quindi con queste io sono
diciamo coperta nel mio range di trattamento di lotion. Subito dopo, come i consigli che io generalmente do nelle skincare, è di utilizzare un siero più asciutto la mattina o un siero più antietà, più morbido da notte. Generalmente si premesso che ognuno può usare un unico prodotto 24 ore, però curare il viso da giorno e da notte vi dà un plus in più. Questo cosa significa? Consistenze più asciutte, texture più leggere, evanescenti, qualcosa che vi distende i tratti, non vi faccia sudare, ora in previsione dell'estate, e da notte qualcosa che comunque vi dia comfort, perché voi più andate a tirare, più rassodate, più liftate, la pelle più si va a sgranare, si segna, e quindi ha bisogno di un apporto maggiore di idratazione, di lipidi, di nutrimento, e quindi si vanno ad utilizzare dei prodotti più mirati per la notte. Ora io da giorno e comunque nei cambi di stagione non consiglio sempre di avere dei prodotti che, oltre ad accelerare la microcircolazione, abbiano degli acidi all'interno. È una fase ideale nel cambio di stagione, un po' dopo le vacanze, un po' prima, per rinnovare un po' anche l'epidermide, che un po', diciamo, nel periodo invernale si è un po', diciamo, non ha avuto una grande stimolazione. Allora, diciamo che io al momento sto utilizzando le Lift Serum di Chanel, un siero lift 97 principi naturali, quindi si va verso una skincare un po' più particolare, ridensificante. È un prodotto molto asciutto, mi piace applicarlo e mi piace perché si assorbe immediatamente, vedo la pelle che è più tesa, più compatta, più coesa, e devo dire che è stato un grande innamoramento. Nasce nella prevenzione antietà, e quando io dico prevenzione antietà, che sapete non mi piace dare un'età, però io parto dai 35-40 anni in su. Idem questo prodotto, che è stato un innamoramento, ne parlerò nei preferiti, poi lo prenderò quando chiederò al brand di mandarmelo, ed è la linea Capture, della linea Capture Totale, la Cell Energy. Che differenza c'è? Ecco, questo è un siero più antirughe, un potenziatore proprio della microcircolazione, ma è un potenziatore proprio delle fibre di collagene e sostegno, collagene e elastina, quindi vi vanno a rendere il viso più compatto, meno che si vada a sgretolare e quindi a disgregarsi. È un prodotto che nasce come va ad agire sui segni di espressione, ed è un prodotto completo per quanto riguarda l'invecchiamento, quindi più rassodante, più antietà. Questo è un siero alla vitamina C di Diego Dalla Palma. La linea alla vitamina C, in questo caso di Diego, si può utilizzare sia la mattina che la sera. Io amo applicarlo la sera, però sono prodotti, rispetto alla vitamina C di Bagel, che sapete che io letteralmente impazzisco e adoro, che si può usare tutto l'anno e io la utilizzerò ad occhi chiusi sotto i solari, non tanto per andare a mare, perché qui non si saprà come si evolverà la situazione, però sicuramente d'estate sarà il mio punto fermo. E questo lo sto portando a termine, ne manca poco, ed è un siero che contiene della vitamina C, un'azione schiarente, un'azione illuminante, un'azione rassodante e di compattezza, quindi va ad agire sulle piccole macchioline, vi dà luminosità, ed è un prodotto di prevenzione antietà. Questo è adatto anche ad una ragazza, rispetto anche a una pelle un po' più agile. E poi due bombe. Uno è un altro mio preferito e si chiama DLBF Grande Amore, il Night Booster. Booster perché è velocità, perché è un dinamizzante, perché si può utilizzare insieme a un vostro siero o anche come siero. Questo, pensate, contiene acido glicolico. È un prodotto non meraviglioso, di più. Ed è un prodotto che nasce innanzitutto col dosatore. Io dal brand l'ho avuto con un rack piccolino, e contiene dell'acido glicolico che fino, diciamo, a maggio, inizi giugno si può utilizzare con tranquillità, applicando poi la mattina un filtro solare da città, ma io lo utilizzo sempre, quindi non mi creo di questo problema. È un prodotto che, avendo un glicolico ad una bassa percentuale, rinnova molto più velocemente la pelle, quindi la compattezza. È un prodotto antirughe, è un prodotto che va ad agire sui segni di espressione, una luminosità quando la pelle è molto stanca, spenta, avvizzita e ha bisogno di avere un turnover cellulare maggiore. È un grandissimo prodotto, è un'antietà per eccellenza, e quando lo consiglio veramente si vede
vede la differenza, tant'è vero che si usa ogni 15 giorni. 15 giorni come siero da notte, lo stoppate per 15 giorni, poi lo riapplicate perché la bontà del prodotto è in quei 15 giorni il massimo del beneficio. Si stacca e poi si riparte e devo dire che i risultati li dà veramente ad occhi chiusi. L'ultimo prodotto a base di vitamina C è il Glow Booster di Dior. Prima di tutto la linea Capture Youth è una linea che va diciamo nella prevenzione anti-età. Questo non significa che una pelle un po' piaggia non possa andare bene, però mira dai 30 ai 40 ai 45 anni. È un siero di estrema luminosità, fragranza meravigliosa e dire veramente poco. È un prodotto che io generalmente utilizzo o la sera oppure in concomitanza delle maschere, perché le maschere anti-rughe e anti-età con il siero a base di vitamina C vanno maggiormente a dare ancora di più luminosità, ed essendo un booster è ancora più un acceleratore. Oppure lo utilizzo la sera insieme alla mia crema da notte come ovviamente booster o come siero. È un prodotto che vi nutre immediatamente, vi dà proprio una ventata di luminosità, una freschezza immediata, perché è un gel a base oleoso, ma non è oleoso che vi resta unto, si assorbe subito ed è un piacere poterlo applicare. E concludiamo con l'ultima, diciamo, sfera, quali le mist. Devo dire che parlo per quanto riguarda le mie aziende, è un momento in cui si stanno affacciando proprio alle linee più complete, nel senso che a formularle. E le prime due, diciamo le prime tre che vi posso parlare dei brand che tratto, sono la prima, l'Hydra Life Fresh Reviver Water Mist. È un prodotto, ragazze, che dire eccezionale e dire poco. Io lo vado a nebulizzare durante la giornata, prettamente o la mattina o la sera dopo la mia skincare, perché fissa la skincare routine. Tutte le Ofresh per il viso, le Air Mist, non le Air Mist, le skincare mist, aere per i capelli, le skincare mist vanno ad agire sul fissaggio delle creme, sono veramente fondamentali. Prettamente da giorno vi devo dire che io uso questa che sempre Stefi mi ha regalato, la Corinne De Farm Detox, quindi detossinante bio, non la conoscevo, ed è un prodotto che nasce per una pelle sensibile, però alla fine mi piace perché è molto fresco, ha una fragranza un po' leggermente erbosa, però poi mi sono abituata, all'inizio non mi piaceva moltissimo, ed è una broom che è piacevole nebulizzarla per tutto il viso, e quindi adesso per fissare proprio la skincare utilizzo questa da giorno. Un altro prodotto meraviglioso che si può utilizzare con molteplici funzioni, ha molteplici funzioni, è il Rejuvatec di Buckle, prodotto che io non amo di più. È un siero antirughe, addirittura spray, è un prodotto che fissa la skincare, è un prodotto che si può utilizzare sul make-up, è un prodotto che voi potete portarlo in borsa e usarlo tante volte durante la giornata, è un prodotto che non vi dà l'effetto bagnato, rinfrescato, si assorbe subito ed è un piacere applicarlo. Anche se dovesse andare a finire negli occhi non succede nulla, perché può andare anche sugli occhi, ed è un prodotto che fissa l'idratazione, le creme, è un antirughe immediato ed è un prodotto veramente eccezionale. Questo di Diego Dalla Palma è il 4 in 1, è una mist in fix, va ad agire contro l'invecchiamento cutaneo, contro i pulviscoli e contro proprio l'inquinamento. Inoltre fix perché fissa la tenuta del trucco, quindi ha 4 funzioni in un prodotto, sia per la skincare sia per il make-up. È un prodotto pratico, comodo, da utilizzare dopo la vostra skincare o comunque sul make-up o durante la giornata. Generalmente questi, diciamo, si vendono e si utilizzano per chi è patita, diciamo come me che utilizzo tanti prodotti per la skincare tutto l'anno, ma generalmente si hanno durante l'estate per rinfrescare il viso, al mare, in montagna o per una pelle estremamente secca che ha bisogno di apportare idratazione immediata. L'ultimo è un prodotto che di Venus, che è un micro infusion spray, e sempre Stefi me l'ha regalato, ed è un trattamento SOS che dona subito comfort e idratazione. Si utilizza durante la giornata, è un prodotto che
dona luminosità, non lo so, però energia, è molto rinfrescante. Sicuramente lo prenderò a un prezzo molto esiguo, quindi ve l'ho mostrato perché comunque anche in un prezzo un po' più economico mi piace molto. Non amo Venus, però questo non mi dispiace. Sarei curiosa e tentata di usare le gocce booster all'acido ialuronico, però chissà, se dovessi mai trovarle sicuramente le proverò per curiosità. E quindi con questo io concludo questo video e questa collaborazione con Sara. Ancora prima di chiudere, però, vi ricordo di essere iscritti al mio canale. Se non l'aveste già fatto, trovate il click qui sotto per iscrivervi, mi farebbe molto piacere. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate sempre come Manuela Rodriguez e non vi dimenticate di attivare le notifiche del campanello per essere aggiornate per quando carico nuovi video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un po' di informazioni, vi abbia stuzzicato un po' la curiosità. Spero di avervi fatto e tenuto compagnia. Io ringrazio ancora Sara per la splendida collaborazione, ma tanto ci rivedremo di nuovo insieme e come sempre vi do appuntamento al mio prossimo video.